Il futuro dei bambini, presentazione, terza edizione raccolta fondi nelle farmacie. Dal 6 al 12 febbraio torna la giornata raccolta del farmaco. Covid, variante JN1 prevalente, con nuovi vaccini più 54% protezione. EMA, nuovo sistema UE di raccolta dati dei trials clinici. Buongiorno e bentrovati a una nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Domani, presso la sede di Federpharma Nazionale a Roma, sarà presentata la terza edizione della campagna di raccolta fondi Il futuro è dei bambini, iniziativa promossa da Federpharma nelle farmacie allo scopo di sostenere la Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sui tumori pediatrici. All'evento, moderato da Roberto Tobia, segretario nazionale di Federpharma, parteciperanno tra gli altri Marco Cossolo, presidente di Federpharma nazionale, Clara Mottinelli, presidente Federpharma Brescia e Monica Ramaioli, direttrice generale Fondazione Umberto Veronesi ETS. Sono oltre 5.600 le farmacie che parteciperanno alla 24esima edizione della giornata di raccolta del farmaco, in programma da oggi fino al 12 febbraio. L'iniziativa, promossa da Banco Farmaceutico, vede la collaborazione tra gli altri di Federpharma e vedrà coinvolte oltre 25.000 volontari. Nelle farmacie aderenti i cittadini saranno invitati a donare uno o più medicinali da banco per le persone bisognose. Anche quest'anno serviranno soprattutto antinfluenzali e medicinali pediatrici. La responsabilità sociale è nel DNA della farmacia, per tale motivo anche quest'anno partecipiamo attivamente alla giornata di raccolta del farmaco, un'iniziativa importante per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, spiega Marco Cossolo, presidente di Federpharma, sottolineando inoltre che i farmacisti sono sensibili alle disuguaglianze sanitarie purtroppo presenti in molte parti del nostro paese, perciò si impegnano costantemente nei confronti della comunità e dei più fragili. Con una diffusione in Italia del 77%, la JN1 rappresenta attualmente la variante predominante del virus SARS-CoV-2 in circolazione. Nonostante non sembra dare rischi aggiuntivi per la salute pubblica, tuttavia è necessario continuare a monitorare con grande attenzione la diffusione delle varianti virali. Per quel che riguarda la protezione offerta invece dalla vaccinazione contro JN1, è stato evidenziato che i vaccini aggiornati proteggono anche contro questa variante, fornendo una protezione di circa il 54% maggiore contro l'infezione sintomatica rispetto al non aver fatto il richiamo. Entro il 31 gennaio 2025 tutte le sperimentazioni cliniche in corso nell'Unione Europea dovranno essere trasferite al sistema Clinical Trials Information System. Lo segnala l'Agenzia Europea dei Medicinali sul suo sito internet, spiegando che il regolamento rafforza l'Europa come luogo per attrarre la ricerca clinica. Questo sistema, infatti, semplifica i processi per la richiesta e la registrazione dei trial clinici. L'autorizzazione e la supervisione sono dunque responsabilità degli Stati membri, mentre l'EMA mantiene il sistema Clinical Trials Information System. Per agevolare la transizione, l'EMA ha messo a disposizione linee guida e materiale di supporto. Questa era l'ultima notizia del TG di Federpharma Channel. Grazie per averci seguito. A domani con una nuova edizione del telegiornale.